Buonasera a tutte e a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento di Spazi di Scienza. Questa sera abbiamo il piacere di ospitare Claude Guérin-Panse, un amico di Osimo Lab e di Osimo Web, segue la settimana dello spazio di Osimo fin dal 2019 e quindi siamo molto contenti di ospitarlo qui questa sera. Penso di parlare anche a nome di Francesca. Claude è nato in Africa, ma è marchigiano di adozione, esperto in internazionalizzazione, appassionato di relazioni internazionali, imprese, industria e processi produttivi. Esperienza di 8 anni nell'allora più grande multinazionale marchigiana, Indesit Company, oggi Whirlpool. Attualmente vive in Germania, dove osserva il mondo delle start-up a Berlino. Un dettaglio che mi piace evidenziare, parla fluentemente 6 lingue, di cui 4 lingue europee e 2 che lascio a lui poi ricordare. Benvenuto Claude, grazie davvero di cuore per aver accettato questo invito. Ci piacerebbe tanto che tu ci raccontassi la tua esperienza, le tue aspirazioni giovanili e come una visione così internazionale ti ha portato nelle Marche. Grazie. Grazie a tutti, buongiorno, buonasera a tutti alle Marche da Berlino, un sentito saluto a tutti quanti, a quelli che ci ascoltano e un ringraziamento anche a Osimo Web che ci ospita sempre. Allora, io mi chiamo Claude e sono nato nel centro dell'Africa, poco più a sud dell'Equatore, in Ruanda 52 anni fa. Ho avuto la fortuna di avere dei genitori che lavoravano all'estero e sin da giovane ho cominciato a girare un po' con loro. A 4 anni ero già via dal mio paese e vivevo a Addis Abeba in Etiopia, dove ho frequentato la scuola francese abbastanza conosciuta che si chiama Lycée Gebre Mariam. Lì è stato il mio primo contatto in realtà indiretto con l'Italia, precisamente con dei compagni di classe. Adesso che mi viene in mente, mi ricordo anche una ragazza bionda che si chiamava Deborah che portava gli occhiali. Addis Abeba è una città bellissima in altura. Purtroppo l'amarico non lo parlo più perché me lo sono dimenticato perché ho lasciato quando avevo 9 anni. Dunque, verso i 9 anni, fino ai 13, 12, 13 anni, sono andata a vivere ancora con i miei genitori che si sono spostati poi in Germania, a Bonn. La capitale dell'allora Repubblica Federale tedesca, che non era ancora riunificata, e anche lì ho continuato con la scuola in francese, che spiega anche il fatto che sia di madrelingua francese. Poi sono ritornato nel mio paese, sempre seguendo i genitori, fino al 1990, dove ho finito la scuola superiore e dove ho imparato e reimparato la mia lingua madre e un'altra lingua franca che è come l'inglese che si usa nell'Unione Europea che si chiama il Kiswahili. Queste sono le due lingue, le altre due lingue africane che parlo. Da lì, dall'Africa, ho vissuto la caduta del muro di Berlino nell'89, la riunificazione della Germania e improvvisamente questi due eventi relativamente pacifici in Europa hanno avuto invece degli effetti devastanti sugli assetti politici e economici e addirittura sono nati dei conflitti che continuano fino ad oggi. E da qui viene la mia passione appunto per le relazioni internazionali che mi aiutano a capire e certe volte anche ad anticipare il mondo. Ecco, da lì, una volta che avevo finito la scuola superiore, mi sono deciso di ma dove posso andare a studiare? Siccome parlavo già tre lingue europee, allora mi sono detto: ma perché non scegliere l'Italia? All'epoca c'erano i mondiali, mi ricordo, e poi dopo, chiaramente, essendo anche un appassionato di storia, mi sono detto: vabbè, vediamo un po' l'Italia. E dunque sono arrivato in Italia alla fine del 1990, cioè più di 30 anni fa. Sono diventato un uomo in Italia. Lì vivono i miei amici e da lì trago ormai quello che è la mia cultura culinaria, quella dei vini, quella dei formaggi, dei salumi. E ho cominciato a studiare un po' l'italiano e poi dopo mi sono iscritto all'università a Camerino, dove per varie vicissitudini non ho terminato l'università, ma
due o tre esami della laurea. Poi mi sono spostato in Francia, dove ho finito un master in relazioni internazionali e costruzione europea a Nizza. E invece oggi vivo e lavoro a Berlino dopo questa esperienza fantastica che ho fatto nelle aziende marchigiane. Allora, io ho vissuto in diretta un po' tutta la storia recente e travagliata del mondo e del nostro paese. Quando intendo il nostro paese, intendo anche chiaramente l'Italia, dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, dalle crisi politiche, istituzionali, negli anni 90, la guerra del Golfo e tutti i vari terremoti. Allora, molti mi chiedono sempre come mai, so sempre molte cose dell'Italia, io rispondo sempre che chiaramente ho vissuto il paese nei suoi momenti più difficili. Sì, dunque, arrivato per i miei studi universitari, nel 1994 è successa una tragedia immensa nel mio paese di origine che mi ha costretto ad andare a cercare lavoro. Allora, ho cominciato dai piccoli lavoretti, come tutti, nelle piccolissime aziende, poi dopo sono salito nelle medie aziende, le lingue aiutando chiaramente a quell'epoca, fino ad avere la fortuna di entrare nella più grande multinazionale marchigiana di allora, l'ex Indesit Company, guidata dal compianto Vittorio Merloni e da Andrea Guerra. È stata quell'esperienza in questa multinazionale tascabile italiana che mi ha spinto a scegliere di occuparmi di internazionalizzazione. Ero destinato ad altre cose, era più calcio, più musica, più il resto, viaggiare, ma invece le marche mi hanno segnato il modo in cui si lavora, partire. Come nel mio paese, del paese nel quale sono nato, il continente nel quale sono nato, dall'agricoltura e finire nell'industria, è stata una storia per me straordinaria. Successivamente ho fatto una breve esperienza in Congo, con capitale Brazzaville, perché ci sono due Congo, un altro al capitale che si chiama Kinshasa, la Repubblica Democratica, io invece ero nella Repubblica del Congo, dove ho accompagnato un'azienda del Veneto nel suo processo di internazionalizzazione. Alla fine, questa rivoluzione digitale che mi ha colpito anche a me, venendo dal manufatturiero, mi ha fatto riflettere. Ho deciso di andare a esplorare quello che sono le start-up, il mondo digitale. E allora, siccome da giovane avevo vissuto anche in Germania, mi sono detto: ma perché non andare? La lingua la conosco, è una buona occasione. Berlino è la città delle start-up, ed è così che ho deciso di venire a vivere qua. Perché? Come obiettivo nella vita ho anche quello di dare indietro quello che ho ricevuto. Le Marche mi hanno dato tanto, l'Italia mi ha dato tanto, oggi sono anche cittadino italiano e ho anche questo impegno sociale oltre a lavorare. Con Francesca abbiamo anche visitato alcune scuole per parlare di managerialità, di scienza. E anche il mio impegno in Asilomolab si deve leggere in favore del nostro sistema imprenditoriale e questa è la mia volontà e la mia aspirazione. Ecco come sono finito in Osimolab per cercare di dare anche io una mano a questa grande, grandissima regione, piccola di grandezza, ma fatta di eccellenze e di cose straordinarie. Ecco. Grazie Claude, grazie per questo inno alle Marche, davvero bello e grazie di cuore. E hai una visione indubbiamente internazionale. Ora, in questo momento di crisi di livello globale, da ogni punto di vista, data la tua esperienza appunto di contesti così internazionali, qual è la tua visione, la tua opinione? Che ne pensi, insomma? Allora, questa è un'ottima domanda e veramente è difficile sapere da dove cominciare, soprattutto se pensiamo che le crisi, quelle che ho citato degli anni 90, dovute alla caduta del muro di Berlino e della dissoluzione dell'Unione Sovietica, sono arrivate anche alla fine anche in Europa, in questo contesto storico dove abbiamo questo conflitto tra la Russia e l'Ucraina. Ci richiamano tutti a una profonda riflessione, una profondissima riflessione a quelli che sono innanzitutto i valori che abbiamo tutti da insegnati, che ci insegnano da casa, quelli che derivano anche da paesi che hanno conosciuto i conflitti, Prima Guerra Mondiale, Seconda Guerra Mondiale,
e anche delle instabilità politiche come in Italia, che portano anche a una conflittualità sociale abbastanza alta, purtroppo oggi tutti questi contesti messi insieme ci mettono davanti a una situazione mondiale che è molto difficile da leggere. Però possiamo fare una prova, e quello è l'esercizio anche del quale sono incaricato in Osimo Lab, ne sono molto felice, e proverò un po' a vedere, ad accennare quello che può essere la mia visione. Allora, adesso provo a condividere un file che ho fatto con una presentazione, e vediamo se riesco a farlo da qua. Dovrei avere questo. Ditemi se vedete questa presentazione con il logo, il nostro bellissimo logo di Osimo Lab. Perfetto. Allora, qual è il problema che abbiamo noi nelle Marche? La premessa è questa: nonostante tutto quello che vi racconterò, possiamo recuperare. Possiamo recuperare perché le Marche sono una regione che ha molte imprese, che fa molto export, che ha anche un saldo positivo. Però è chiaro che dobbiamo anche guardare la realtà in faccia. Dobbiamo conoscere quali sono i nostri vincoli. I problemi nostri non nascono dal conflitto che c'è oggi, non nascono dalla crisi del Covid, non nascono dalla crisi del 2008. Sono dei problemi che ci portiamo dietro da tantissimo tempo. Allora, uno di questi esempi è questo, è quello della nostra capacità dell'export. Sulla slide che vedete adesso, ho fatto uno studio su 15 anni di dati dell'export, sia dell'Italia in azzurro sopra e sotto invece ci sono i dati di 15 anni di export delle Marche. Se guardate sopra in azzurro, l'Italia bene o male è sempre andata crescendo nell'export, mentre per noi nelle Marche c'è stato un po' un ristagno. Soprattutto questa cosa si è aggravata. Io ho cominciato a fare questa analisi nel 2008 mentre stavo ancora in Indesit. Io ho lasciato in Indesit a gennaio del 2010. Mi divertivo, grazie anche ai dati forniti dalla Fondazione Merloni, e oggi utilizzo anche i dati e ringrazio sempre la Regione Marche che mette a disposizione i dati, tutti questi li potete trovare online. Ho fatto questa analisi anno per anno e oggi sono arrivato a 15 anni. Allora, l'Italia nel 2008, come potete vedere, ci ha messo solo 3 anni a recuperare il livello di export che avevamo nel 2008. E è andata sempre crescendo. E ho sentito anche notizia delle ultime ore che abbiamo ancora colpito un altro tetto di record nell'export. Siamo a 500 miliardi di export per un paese di 60 milioni di abitanti, è una cosa straordinaria. 5 milioni di imprese circa, lo vedremo anche più tardi. Invece nelle Marche ci abbiamo messo 7 anni. Come potete vedere, il nostro export pre-crisi l'abbiamo raggiunto solo dopo 7 anni. E sono tanti, sono troppi, per una regione nella quale si produce di tutto, per una regione che ha delle eccellenze, vuol dire che da qualche parte abbiamo sbagliato. Perché? Perché siamo sovraesposti su alcuni mercati, l'abbiamo sempre detto in Osimo Lab. La Russia chiaramente è un punto dolente, molto dolente della nostra economia regionale. È chiaro però che non abbiamo spinto abbastanza verso luoghi lontani che possono essere anche l'ASEAN, l'Asia, la Cina, eccetera. E qui la crisi del Covid, se ci spostiamo gli occhi verso il 2020, vede un leggero calo per l'Italia, recuperato subito nel 2021, la stessa cosa per le Marche, però chiaramente l'export delle Marche del 2021 è più o meno lo stesso di quello che avevamo nel 2007, non c'è tanta differenza. Ecco, queste sono cose sulle quali dobbiamo lavorare, e soprattutto adesso che c'è questo
urlo di quelli che dicono che la globalizzazione si fermerà. Allora, facendo una diagnosi, che cosa vediamo? Vediamo quello che io chiamo un patrimonio imprenditoriale alla deriva. Sulla sinistra vedete i dati che ho preso da Open Data della Camera di Commercio, che chiaramente è uno degli attori che sono chiamati anche ad aiutarci in questa crisi, e fornendo anche i dati chiaramente ci aiuta a leggere attentamente quello che è la situazione reale. Allora, sulla sinistra vedete il numero delle imprese in Italia fino al 30 giugno 2022, che sono circa 5 milioni e qualche cosa. C'è stato adesso, in questo momento, si sta verificando un tonfo. Dal 2021 siamo scesi veramente molto in Italia, a livello globale, a livello nazionale, scusate, mentre invece sulla destra in arancione vedete il dato delle Marche, dove questa discesa è stata un po' continua. Perché parlo di patrimonio imprenditoriale alla deriva? Perché le Marche sono una regione a forte caratterizzazione imprenditoriale. Se guardate la tabella sotto, per un totale di 58 milioni di abitanti, quasi 60 milioni, nelle Marche siamo 1,4, io dico sempre 1,5, compresi quelli che sono un po' dispersi nel mondo, che ci contiamo anche sempre noi come marchigiani, anche se siamo lontani. Abbiamo il 2,53 della popolazione, però riusciamo ad avere il 2,77 delle imprese a livello nazionale. Ecco, dunque, io non sono mai un disfattista, sono positivo di natura. Gli elementi per correggere, per ritornare ad essere una regione industriale ci sono. L'importante è sapere però anche la realtà, imparare a conoscerla, a leggerla, a interpretarla e poi dopo a trovare le soluzioni giuste. Ecco, questo è un po' il quadro nel quale ci troviamo. È chiaro che ci sono delle domande che ci dobbiamo porre, perché questo che cosa significa? Significa che dobbiamo imparare a conoscere il mondo. Questo è il metodo H, una cosa che mi è venuta così, visto la forma un po' a lettera di H, per la gestione del contesto strategico. È un po' troppo complessa, e dunque noi quello sul quale ci siamo concentrati per andare a trovare subito, immediatamente, quello che potrebbe dare delle soluzioni rapide, ma soprattutto anche, non solo che rilevano dall'ingegno, ma anche delle capacità che ci sono nelle Marche, è quello di andare a fare delle analisi specifiche di alcuni settori. E uno di questi settori è lo spazio. Perché lo spazio? La corsa spaziale è cominciata nel 1957 con lo Sputnik, che terrorizzava un po' tutti gli eserciti delle grandi potenze del mondo. Terminatasi nel 1969, la prima fase, diciamo così, nella quale gli americani con il presidente Kennedy hanno puntato alla Luna per cercare di avere questa supremazia nello spazio. Invece noi notiamo che dal 2018 fino ad oggi c'è un'altra potenza che è entrata a gamba tesa, lo possiamo dire, nella corsa allo spazio. Questa potenza è la Cina. La Cina si trova a un oggetto spaziale dall'altra parte della fascia nascosta della Luna. Ha una stazione spaziale che gestisce in maniera autonoma, mentre noi la gestiamo in gruppo con altri paesi. È chiaro che poi dopo i livelli di output, sono d'accordo, sono molto grandi da parte nostra, però queste cose ci devono fare riflettere, soprattutto se sappiamo che oggi non facciamo niente senza spazio. Il GPS, tutti i prodotti derivati, prodotti dalle industrie, le stampa 3D, e chi più ne ha più ne metta,
se vediamo anche il conflitto attuale che c'è in Russia e in Ucraina, è stato molto influenzato dalle aziende private che hanno messo a disposizione delle immagini dallo spazio. Allora, lo spazio per noi è un elemento molto importante. Perché? Perché questo ci permetterebbe, inserendo le aziende marchigiane nel settore spaziale, ci permetterebbe assolutamente di recuperare non solo in quanto numeri di aziende, ma soprattutto per andare a coprire quella fascia di export che riguarda i prodotti ad alto valore aggiunto. Dunque, con un numero minimo di imprese, visto che nello spazio comunque i prodotti che si fanno per il settore spaziale costano molto, questo ci potrebbe andare ad aumentare il valore del nostro export. Un altro dato che ho tenuto ad aggiungere qua è quello del numero di imprese per abitante. Sulla destra, se guardate, la popolazione delle Marche, 1,4 milioni di abitanti, 143 mila imprese, vuol dire che noi abbiamo un'impresa ogni 10 abitanti. Questo è un patrimonio. Non possiamo fare finta di niente, non possiamo guardare dall'altra parte quando c'è la crisi, perché le imprese costituiscono la spina dorsale dell'economia marchigiana. Questo significa anche, chiaramente, posti di lavoro, famiglie, imposte, soprattutto in una regione nella quale siamo quasi al 25%, fra un paio di anni ci arriveremo al 25%, oggi siamo al 23% più o meno, arriveremo un giorno al 25% della popolazione che ha più di 65 anni. Queste persone che ci hanno costruito e lasciato le Marche in queste condizioni avranno bisogno anche loro di assistenza. Significa che avremo bisogno anche loro, di loro, e alcuni sono ancora in grado di lavorare, però quelli che non sono in grado di lavorare avranno bisogno della nostra assistenza, e queste cose si fanno con delle risorse che dovremo trovare da qualche parte. Allora, che cosa vediamo per il nostro futuro prossimo? In Osimo Lab la nostra visione è che la globalizzazione continuerà, perché adesso ci sono due scuole, addirittura anche tre, però ne parliamo di quelle principali. Ci sono quelli che dicono che la globalizzazione continuerà, non si fermerà per niente, e ci sono quegli altri che dicono che invece si fermerà, che è una cosa che bisogna cambiare sistema, modo di vedere le cose, modo di consumare, e su questo siamo perfettamente d'accordo. Però è anche vero che il cuore pulsante dell'economia mondiale non abita più in Europa, non abita più in casa nostra o in Africa, dove ci sono 1,2 miliardi di abitanti in tutta l'Africa, che sono gli stessi abitanti più o meno dell'India, per darvi un rapporto. Dunque, la globalizzazione secondo noi continuerà, dunque l'export rimane una priorità strategica per la regione Marche. Seconda constatazione. Se ci sarà deglobalizzazione, se ci sarà, perché ci sarà, ci sono dei paesi con i quali, per motivi bellici, per motivi di sanzioni, eccetera, non potremo liberamente come imprese, con i quali non potremo liberamente come imprese commerciare. Però questo, da un'altra parte, aprirà anche altre porte, aprirà il commercio con gli alleati, con partner, nuovi partner, oppure addirittura nuovi mercati che non abbiamo esplorato mai. E questa è una strada che le Marche hanno l'obbligo, gli imprenditori marchigiani hanno l'obbligo di sulla quale hanno l'obbligo di indagare, perché questo potrebbe essere veramente la nostra ancora di salvezza, cosa che avremmo in realtà dovuto fare, visto che già oggi l'export nostro nelle Marche è sovraesposto anche sull'Europa, circa del 70, tra il 68 e il 70% esportiamo nei paesi dell'Europa e Unione Europea. Un altro elemento che noi vediamo è quello del reshoring, con un punto interrogativo. Perché? Perché per noi il reshoring sarà solo strategico, perché non tutte le produzioni possono tornare a casa. Una maschera che costa 20 centesimi, farla tornare a casa sarebbe un po' complicato.
Qui invece vediamo del reshoring strategico per alcuni prodotti, chiaramente perché servono nell'automotive oppure perché servono per alcune, perché non ci possiamo rinunciare per tanti motivi. Dunque lì c'è molto da fare. C'è molto da fare per le marche perché abbiamo esperienza nel costruire, nella meccanica, nelle macchine, nei servizi, nelle raffinerie, si fa di tutto nelle marche, dal cibo fino ai macchinari. E questo è un settore che dobbiamo andare a approfondire, vedere quale tipo di reshoring possiamo fare. Ma questo anche va insieme con quello che sarà la nostra capacità di poter attrarre i talenti in modo da poter gestire questa opportunità. E infine poi dopo vediamo la riconversione che è stata sempre una delle strategie oppure delle visioni di Osimo Lab, perché l'opportunità di andare in un settore come lo spazio richiede tanto lavoro, tanto sforzo, le certificazioni, lo studio delle startup, mettersi insieme, avere dei manager non solo che conoscono la parte manageriale, quella dei numeri, l'analisi, eccetera, ma che sono anche loro quasi dei scienziati in alcuni casi. Abbiamo visto che nel mondo si è sviluppato anche molto questa figura dello studente che diventa imprenditore. Anche nelle marche dobbiamo andare a cercare queste figure, proteggerle, inquadrarle nelle startup e inserirli nel sistema economico. Qui nella riconversione dobbiamo anche tenere, non solo nella riconversione, in tutte. Concluderei su questo argomento qua. Anche la risorsa infinita per il momento, perché non la utilizziamo, che sono le donne nelle Marche. Ricordiamo che questa regione ha almeno 4 atenei universitari, con 1,5 milioni di abitanti. Ha più donne che vanno all'università degli uomini, e magari Frida ci darà un numero su questa cosa più tardi, ma è importante utilizzare questa risorsa, perché non solo è giusto che le donne partecipino all'economia, però è anche nel nostro interesse farlo, perché non ha senso mandarle all'università e poi dopo non lasciarle a casa abbandonate. Questa è una cosa sulla quale io insisto molto, anche perché venendo anche dall'Africa, l'esperienza dell'Africa ha dimostrato che nei progetti di sviluppo, inserendo le donne, si è riusciti a fare dei passi da giganti. Dunque questa è una cosa magari che, dalla quale si può cercare di imparare qualcosa e di fare presto. Allora, poi sono quasi alla fine. La riconversione è un'opportunità. L'industria dello spazio nelle Marche è una cosa che ci può dare veramente un ampio respiro, sia per quanto riguarda la proiezione internazionale delle imprese, ma anche, come dicevo prima, anche spostarci dalle quantità verso il valore, l'export del valore, andare a cercare il valore aggiunto. L'industria spaziale italiana, dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono di un paio di anni fa, penso il 2020, durante il lockdown, l'avevo presi questi, siamo numero 3 in Europa, numero 7 nel mondo, circa 200 aziende, però adesso vanno crescendo sempre di più, dunque questo dato veramente guardatelo come un minima, e poi dopo un giro d'affari di 2 miliardi all'anno. Mentre l'industria spaziale mondiale ha una grande prospettiva, perché si parla, dati che ho raccolto, 338 miliardi di dollari americani per il 2021, che sono proiettati a quasi 540 miliardi, però in realtà questo è un dato che verso il 2030 sono addirittura cifrati nei trilioni. Ho messo quello più basso per farvi vedere quanto spazio abbiamo. Ecco, startup, riconversione, un'opportunità che ci richiederà molta proattività
che è un'opportunità straordinaria per le Marche. Questo è quello che vedo al momento, Frida, per quanto riguarda la visione di Osimo Lab. Grazie Claude per questa presentazione molto molto esaustiva, di prospettiva, di grande visione. Rispondo subito integrando con i dati: nell'anno di matricolazione 2020-2021 su 4 atenei marchigiani risultavano iscritte quasi 7.000 donne in più. Stiamo parlando di 6.900, quindi stiamo arrivando più al 7.000. E ecco perché secondo noi bisognerebbe fare le cose come non sono state mai fatte prima, e cioè rendere protagoniste le donne. E sicuramente anche questa rubrica di Spazi di Scienza le ha rese protagoniste. Su 13 puntate, vorrei ricordare, 11 sono state dedicate alle donne, ma poi questo magari ci ricorderemo alla fine. Io ho piacere qui subito di passare la parola a Francesca Faedi, che di queste donne sicuramente è un'eccellenza marchigiana a livello nazionale e internazionale, Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana, e come hai detto tu nella tua presentazione, Claude, con lei hai già collaborato andando nelle scuole, perché le vostre due componenti, scienza e managerialità, in Osimo Lab sono considerate appunto trasversali a tante attività, a partire appunto dalle giovanissime età. E, ecco, quindi inviterei Francesca a fare un dialogo con te, delle domande, delle osservazioni rispetto a attività già fatte insieme e in prospettiva futura, per alimentare queste tre eliche, appunto scienza, managerialità e il pubblico come guida. Grazie mille Frida, ciao Claude, è sempre un piacere vederti, ma guarda, io rimango sempre, cioè tu c'hai una potenzialità ogni volta che parli di veramente falciare proprio le cose, affettarle per bene, arrivare all'osso e far vedere qual è l'osso, no? Quindi chi ti ascolta non può non capire di cosa stiamo parlando, però siamo partiti da chi è Osimo Lab e da chi eri te che fai internazionalizzazione. Allora, per mettere un attimo tutto il tuo discorso in un contesto veramente molto pratico. Tu, no, ovviamente, lo diciamo per chi ci ascolta, nelle Marche ci abbiamo finalmente un cluster aerospaziale al quale noi tre abbiamo fatto di tutto perché avvenisse questa cosa, che si chiama Explore. E ovviamente ci sono dentro le università, ma ci sono anche dentro tantissime imprese. Siamo partiti dalla managerialità e da Claude descrivendo il suo impegno nell'internazionalizzazione e le sue competenze in quanto tali. Quindi ti chiedo, anche facendo vedere l'ultima slide che parla anche di numeri e anche di investimenti, no? Che ci saranno da qui a breve termine, perché il 2026 oserei dire che dopodomani, in termini, no, anche di progetti spaziali, perché è importante guardare l'internazionalizzazione e perché è importante che queste imprese si siano unite in un cluster per la riconversione nelle Marche? Dove sono i punti focali di avere questo cluster? Perché, come dicevamo tante volte, abbiamo detto, no, durante le settimane dello spazio che abbiamo fatto negli anni passati ad Osimo, abbiamo sempre detto che nello spazio non si va da soli, no? Sia per competenze, sia per incapacità di singole imprese di poter arrivare a determinati livelli. Quindi ti chiedo di fare brevemente, di riallacciare le tue competenze, quello che hai detto proprio in relazione al cluster, per far vedere a tutti quanti perché era così necessario averlo nelle Marche, quali chance darà a questo territorio. Grazie. Assolutamente. Allora, quello che faccio, rimetto di nuovo la slide così ce l'abbiamo a vista. Allora, questa è una bellissima domanda, Francesca, perché dobbiamo partire da un vincolo. Le Marche hanno un vincolo che è quello della piccola dimensione. Se prendiamo un esempio, noi abbiamo circa 227 comuni, di cui 54% hanno meno di 3.000 abitanti. Dunque, se decidiamo di fare qualcosa con i comuni, con il fatto che hanno una piccola dimensione, è chiaro che è molto più difficile. Ecco perché dobbiamo assolutamente metterci insieme. Per noi metterci insieme non è una scelta, è un obbligo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che lo spazio non è facile. Come disse Kennedy, non è che abbiamo scelto di andare sulla Luna perché è facile, abbiamo scelto perché è difficile. Sì, ma è vero la difficoltà, però abbiamo anche le capacità di poterla affrontare.
Perché? Perché lo spazio in un mondo difficile? Lo spazio è pericoloso. Lo spazio richiede degli investimenti, lo spazio richiede le collaborazioni che vanno al di là della propria lingua, della propria mentalità, sia di paese che di continente. Lo spazio richiede delle conoscenze, richiede un certo tipo di formazione. Addirittura noi vediamo che oggi, con gli sviluppi che ci sono, abbiamo anche sempre più elementi, studi, percorsi che possono essere collegati allo spazio. Pensiamo solo all'agricoltura, per esempio. L'agricoltura che si fa su terra, uno potrebbe pensare che non ha niente a che vedere con lo spazio, invece lo spazio la può rendere più facile. Dunque, la dimensione, il vincolo della dimensione, il vincolo dei contatti esterni, il vincolo delle conoscenze vecchie e nuove, in più anche le certificazioni. Andare nello spazio richiede a un'impresa di fare certe cose, perché è chiaro che se un'azienda manda un paracadute su Marte, cioè, si deve aprire e deve funzionare. Io mi ricordo un'immagine del capo dell'agenzia spaziale indiana che piange sulle spalle del primo ministro Modi, perché l'allunaggio è fallito. Insomma, ecco, questi sono alcuni elementi che dimostrano che noi abbiamo bisogno delle professionalità, abbiamo bisogno di tutta una serie di professionalità, nessuno è escluso, anche quelle psicologiche. Abbiamo bisogno anche di psicologi che siano in grado di capire le relazioni che ci sono fra gruppi, lavori di gruppi multiculturali, per esempio, che anche quello è una sfida. Sembra facile far lavorare delle persone insieme che hanno culture diverse, non è semplice, non è così semplice. Ecco, io direi che queste sfide che abbiamo, soprattutto anche quella della certificazione, ad esempio quello che ho fatto della certificazione, sulla quale noi siamo molto carenti, come un tempo si parlava della norma ISO, eccetera, eccetera, ci troviamo anche un'altra volta in un mondo nel quale dobbiamo fare delle scelte veramente ad ampio raggio, in modo da poter sfruttare questa opportunità per le marche, in modo che le aziende e anche il territorio e le popolazioni, sia in termini di lavoro che di guadagni che avremo poi dopo con i servizi che nascono dallo spazio, possa essere un successo. Sì, sì, Claude, condivido in pieno, e se posso aggiungere una piccolissima cosa a quello che hai già detto, perché vedo sempre, no, Frida, con quei bellissimi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 ONU, senza lo spazio sarà sicuramente difficile riuscire ad affrontare certi challenge, certe sfide come quella della sostenibilità, per esempio. Quindi lo spazio è un facilitatore anche a diventare più sostenibili, ad essere sempre migliori e progredire. Quindi anche in termini di lasciare, come dicevi tu prima nel tuo bel discorso, una via, diciamo, davanti ai nostri figli, davanti al nostro futuro, no? E quindi che via intraprendiamo, cosa prepariamo per questi ragazzi, e perché in realtà inserire poi anche nell'agenda quella della rappresentatività delle donne è stato dimostrato anche scientificamente, però chi non mi credesse, perché è vincente quest'idea, non solo perché c'è l'obiettivo, come vedete dietro Frida, il numero 5, quello dell'equità e della parità di genere, ma in realtà perché no, tantissime competenze, tantissime neuroni, come dice la professoressa Caraveo, stanno dentro la metà della popolazione, quella metà è quella femminile, e noi per risolvere quei problemi che abbiamo là davanti domani, perché il 2030 è veramente vicino, abbiamo bisogno dello sforzo di tutti quanti, delle menti migliori, indipendentemente da dove vengano, e quindi non possiamo permetterci di non avere una partecipazione globale in termini proprio di volontà di partecipare alla sfida, no? Assolutamente, assolutamente. La diversità non è mai uno svantaggio. Io sono l'esempio vivente, perché
certe volte qui a Berlino incontro degli italiani magari che si sono persi e rimangono meravigliati di come magari una persona che è molto diversa dall'aspetto possa venire e aiutarli, e mi chiedono sempre: ma perché, come mai è venuto da noi ad aiutarci? Io dico: guarda, mi succede la stessa cosa. Quando io sono arrivato in Italia, a me tutti mi facevano vedere quello che dovevo fare. È chiaro che adesso tocca a me ridare indietro quello che ho ottenuto, però è chiaro, adesso lo faccio in uno spazio addirittura diverso, non è che lo faccio sul territorio italiano, cioè mi sono portato dietro una cultura e incontro anche delle altre persone che anche loro si muovono. Siamo mobili e questa nostra mobilità ci deve portare a capire che la diversità è un valore che dobbiamo promuovere e dal quale anche dobbiamo tirare soprattutto i benefici. Non dobbiamo guardare la diversità come un pericolo unicamente, ci sono chiaramente dei problemi, però guardiamo anche dalle parti delle opportunità e cerchiamo di utilizzarle, di sfruttarle laddove necessario, di metterle a disposizione laddove c'è la volontà, per poter rendere questo grande servizio alle Marche che hanno bisogno di una spinta per affrontare questo ventunesimo secolo. Grazie Claude, grazie per averci dato questa tua disponibilità specifica per questa puntata, ma anche per tutto il percorso di Osimo Lab. Come vedete qui con me, Claude e Francesca sono delle energie potenti, potentissime, a cui devo forti ringraziamenti e riconoscenza proprio per l'impegno profuso nella costituzione del cluster. Oggi le Marche hanno un cluster, però le due componenti, scienza e managerialità, cioè senza le due componenti, scienza e managerialità, potrebbe sembrare una scatola vuota, e in realtà appunto sono state due componenti trasversali che abbiamo, sulle quali abbiamo spinto, sulle quali abbiamo puntato, proprio per far capire lato scienza, le scuole, chi fa divulgazione, l'importanza, ma lato industria anche la managerialità, cioè sono due componenti necessarie e trasversali. Quindi davvero grazie di cuore, Claude, per accompagnarci sempre anche dall'estero. Noi vogliamo concludere questo ciclo, questo primo ciclo di Spazi di Scienza con te, che ricordo essere stato composto da 13 puntate, di cui 11 donne e 2 uomini, di cui uno appunto di colore, quindi il vantaggio, il valore della diversità. Ringraziamo anche Osimo Web per averci sempre affiancato, accompagnato in questa bellissima serie, e quindi dandoci forse appuntamento alla seconda edizione. Io ringrazio tutte e tutti per averci seguito.